Dici Suso Cecchi d'Amico e pensi al Gattopardo, ma in questo caso il capolavoro di Visconti è davvero l'albero che nasconde la foresta, perché lei, da sola e in collaborazione, ha scritto oltre 100 copioni. Fiore di Serra, con un padre critico letterario e una madre pittrice in una casa che era un cenacolo, Suso era fatalmente destinata a muoversi tra parole e visioni, che nel cinema avrebbero trovato una perfetta saldatura con le storie che ha raccontato per autori come De Sica e Antonioni, Rosi e Zeffirelli, Monicelli e Comencini e soprattutto il prediletto Visconti.